Eccola qui, quarta con la gamma nel sincro alle Olimpiadi di Pechino, vi qua la medaglia. È un ottimo tuffo, un potrebbe ottimo inizio. Essere la rivale numero uno della Prokopčuk. Un ottimo inizio per lei, per questa eliminatoria che secondo me per lei sarà una passeggiata, però così guardando non sarà una passeggiata per Noemi Batki, perché continua a rimanere all'ultimo posto della classifica parziale. Adesso l'altra italiana, Brenda Spaziani. Doppio mezzo ritornato Carpiato. Abbiamo detto, non c'è più Tania Cagnotta, ma non c'è nemmeno Valentina Marocchi. Sì. Che si è concentrata almeno in questa fase sul alle spalle di Fevé e Prokopčuk. Adesso Nora Subšinski, doppio salto mortale indietro dalla verticale con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3,2. Poi Brenda Spaziani. La Spaziani a questo punto deve fare solo una gara regolare, in finale entra. Abbiamo proprio l'ottima salita alla verticale, gambe divaricate, poi la anche l'ottima presa di verticale con la spinta delle spalle, poi buono l'ingresso in avvitamento, non è assolutamente storta, quindi ha rispettato i tempi e soprattutto rispetta il momento corretto per entrare in acqua. 68,80 Subšinski, si mette in scia alla Koltunova. Brenda Spaziani, triplo salto mortale mezzo avanti Carpiato, coefficiente 3. Era settima l'80. Nora Subšinski, triplo e mezzo, ritornato raggruppato, era seconda in classifica, la tedesca. Anche per lei lo stesso identico tuffo, vediamo quali saranno le sue peculiarità in questo tuffo che abbiamo visto in precedenza dall'atleta ungherese essere abbastanza ben riuscito. Sbaglia completamente la Subšinski. Ma secondo me l'errore è stato all'inizio. Al replay vedremo, un po' troppo vicino alla piattaforma. Questo secondo me le ha portata in fase di rotazione a abbassare la testa e quindi a non capire assolutamente dove ci si trovava. E da questa posizione un po' non capiamo quanta sia la distanza dalla piattaforma, si vede solo, ecco da qui sì. Ed è così, guardate, è troppo vicino alla piattaforma, lei lo capisce, mette dentro la testa. Purtroppo abbassando la testa i punti di riferimento, guardate, scompaiono, vedete in questo momento la testa è incassata dentro, non la tira più fuori e perde il ritmo e il tempo di apertura. 33. La Subšinski non può più sbagliare, assolutamente no, perché questo è un altro tuffo molto difficile per lei. Non è affatto un buon tuffo e purtroppo non farà tantissimi punti in questo parziale. È un atleta che può essere diventare lì a tiro anche della Noemi. È nel gruppone fra la Fevé quarta e la Prokopčuk ottava, ci sono 15 punti. Brenda Spaziani, salto mortale mezzo indietro con due avvitamenti e mezzo, coefficiente 2. Brenda, intanto Subšinski, avvitamento indietro. Nello scorso anno la Spaziani come miglior punteggio ha avuto un 280,15, quindi avvia comunque a migliorare quel punteggio. Subšinski chiude a 286,20. Adesso appunto Brenda Spaziani, doppio mezzo indietro Carpiato. Koltunova, Gradon Vintoniak, sicuramente chi esce male da questa eliminatoria è la Prokopčuk, nona, ma chissà, magari ha scherzato. Sì. Non essendoci stati mai dubbi sulla sua qualificazione, si può anche giocare a nascondersi. Entra miracolosamente, verrebbe a dire, Noemi Batki ed entra la grande Brenda Spaziani. Ci fermiamo per qualche istante, linea alla regia, poi la conclusione di questa prima sessione di gara.